Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi parlo di lei, l'ultimo restyling della Skoda Octavia G-Tech, ovvero a metano. In variante station wagon, quindi con la coda lunga e un bagagliaio abbastanza importante, tra l'altro comandato elettricamente, bagagliaio ne abbiamo direi, ma soprattutto quello che a me piace sempre delle Skoda, anzi vi faccio vedere prima un'altra cosa, appunto il distributore di metano, lo sbrinatore di cose oltre al classico tappo della benzina. Ma la cosa che mi piace di più in assoluto, non è vero, di questa macchina sono gli appoggiatesta sui poggiatesta. Avete presente quando vi abbioccate e la testa vi cade? Invece qui dormirete sonni tranquilli. Spettacolo. Però adesso andiamo a guidarla, altro che dormire. E poi c'è lui! Ciao! Che viene con noi. Esatto. Ciao Enrico. Ciao, andiamo Pietro. In macchina. Certo, partiamo. Direi che siamo finalmente alla guida. Partendo dal presupposto che l'argomento che con questa vettura volevamo affrontare è quello della situazione e dei costi del metano oggi. Tutta questa cosa la troverete nel canale di Enrico, che vi lascio qui nella I in alto a destra, che è di qui, non di qui. Qui io vi parlo un po' dei pro e dei contro di questa Octavia G-Tech. Partiamo da un presupposto: 1500. 4 cilindri, 130 cavalli e pochi newton-metri di coppia. Non mi ricordo il dato, ma erano tipo 200 tondi, ecco. 200 newton-metri di coppia su una macchina che pesa 1450 kg, che di per sé non è un dato folle, anzi, avendo tre bombole di metano, secondo me è un dato anche molto interessante. Ma secondo me sono decisamente pochi, perché soprattutto a bassi giri la macchina fa, diciamo, un po' fatica a prendere velocità. Chiaro, non siamo di fronte a una vettura sportiva, però in generale, se vogliamo fare un sorpasso, se vogliamo fare una cosa un po' diciamo veloce e scattante, diciamo che questa non è la macchina forse ideale. È una macchina da viaggio confortevole, da viaggio tranquillo. Abbiamo il cambio automatico DSG a 7 rapporti doppia frizione, di cui vi parlerò tra poco, e siamo nella versione style, quindi diciamo nella versione top di gamma. La vettura di per sé ha un'ottima dotazione tecnica, tecnologica di ultima generazione, perché non so, abbiamo i fari matrix LED, travel assist, angolo cieco, cruiser attivo, mantenitore della corsia con centering che funziona tra l'altro molto bene. Ormai i marchi come Skoda non sono più di serie B, anzi forse a tratti, non anche nelle niente. Finiture non ho detto niente, facciamo finta che io non abbia detto niente perché nessuno ci crede, però poi una volta che si mettono le mani sulle cose, io vi dico che non hanno niente a che invidiare alle sorelle, diciamo, più blasonate, ecco, mettiamola così. Diciamo. È una macchina comunque da 4,70 m, quindi anche con noi nei sedili davanti, che siamo alti quasi 1,90 m tutti e due, comunque dietro c'è spazio, e direi che siamo arrivati ad elencare i pro e i contro. Il primo pro, come vi ho appena anticipato, è lo spazio, quindi soprattutto nel baule, molto capiente. Manca nella versione a metano il pozzetto sotto perché ci sono le bombole, però abbiamo una capacità davvero davvero importante. Tu sai i litri, lo so. 495. 495 litri, che è un dato... Di per sé è molto buono, sono 140 in meno rispetto alla turbo diesel per il motivo di cui vi ha detto Pietro, però comunque parliamo in valore assoluto di un buon valore. Un altro pro sicuramente è, come vi anticipavo anche qui, la dotazione di serie e comunque la dotazione in generale dei pacchetti disponibili su questa vettura, secondo me molto completa e molto interessante, già senza optional comunque è ben dotata. E non abbiamo quella lista infinita di optional. Un ulteriore pro è quello del comfort, diciamo, sia assoluto ma soprattutto acustico. Perché se è vero che abbiamo le gomme invernali e quindi un po' di rotolamento c'è, se è vero che comunque in autostrada stiamo abbastanza a bassi regimi, forse l'unica pecca e l'unico non pro è il fatto che a volte nelle buche un pochettino più importanti, nell'asfalto un po' spaccato, come in questo caso, entrino un pochettino dei rimbombi che a volte hanno delle frequenze forse un pochettino fastidiose, però non è assoluto, anzi è una grandissima viaggiatrice, solo questa piccola nota stonata. Parliamo poi dei contro. Quello che sicuramente, come vi dicevo, non è essere una macchina sportiva, perché qui affrontiamo una curva, diciamo, abbastanza cattiva. Il rollio, pur essendo una macchina tendenzialmente con baricentro basso, non manca. È un po' tutta galleggiosa, perdonatemi questo termine tecnico. Cerchio da 18, quindi comunque abbiamo una spalla abbastanza bassa tutto sommato. Vi ripeto, non è una macchina sportiva, è una macchina da
viaggio. Tra l'altro sono optional anche le modalità di guida, qui noi non le abbiamo. Prima vi dicevo del DSG. Il DSG per me è sempre stato l'emblema del cambio intelligente, del cambio che funziona perfettamente. Secondo me negli ultimi anni in alcuni modelli non viene tarato più come una volta. Io mi ricordo il mio DSG 6 marce della Golf serie 7 2000 turbo diesel, non sbagliava un colpo. Qui trovo un cambio non super intelligente, che ogni tanto è indeciso su che marcia mettere, e soprattutto un po' lento nella reazione forse. Sì, concordi? Sì, soprattutto quando siamo fermi, c'è lo start and stop inserito, dobbiamo ripartire, la vettura tra l'altro è abbastanza lenta a riaccendersi, e sì, poi il cambio tarda a reagire, quindi capita spesso di sgommare un pochetto. Unito poi a questo discorso del DSG, io direi quello che accennavo prima, un po' poca coppia in basso, cioè un po' poco, tende sempre a scalare una o due marce quando vogliamo riprendere, perché proprio sotto la senti che è strozzata. Un po' sarà sempre il solito famoso discorso dell'Euro 6 di temp, un po' è anche il discorso della poca coppia. Ultimo, ma proprio perché dovevamo trovarlo, tra virgolette, è il discorso del tutto un po' touch. Ma questa è, diciamo, una costante anche qui di tutto il gruppo, ed è una costante dell'ultimo periodo in generale di tutti. Bello, secondo me, avere il comando della temperatura, quantomeno, già qua così. Tra l'altro ci sono le gesture, che io non riesco mai a far funzionare, però in teoria ci sono. Bravo, vedi, tutto ci riesci. Infotainment, non ve lo sto neanche a dire, funziona bene. Ogni tanto forse un pochettino laggoso, è un po' diesel lui, cioè ci impiega un pochettino, ci impiega un pochettino a scaldarsi, però poi quando va, secondo me funziona molto bene. CarPlay, Android Auto, wireless, la comprerei se avessi questo tipo di esigenza, perché a me l'Octavia è sempre piaciuta. Personalmente comprerei un RS Hybrid 245 cavalli. Quella sarebbe la mia macchina, perché va. Sì, ma... è hybrid, quindi comunque hai tutti i vantaggi, diciamo, dell'ibrido, e hai comunque una macchina che secondo me è super intelligente. Se non fosse quella comprerei sempre l'RS, perché sono caffone. Però il 2000 turbo diesel con 200 cavalli, che secondo me è un animale da chilometraggio, farà 30 km con un litro, no non è vero, però nel senso stiamo tranquillamente attorno ai 20 km con un litro, e con una macchina secondo me molto bella esteticamente. Parliamo di consumi: 5,5 kg di metano per 100 km, il serbatoio è da 17,3 kg, sono tre bombole, 300 e qualche chilometro. Sì, anche 400 se non si fa parecchia autostrada, ecco. Ok. Voi vedrete del consumo a benzina, che sarete sempre a metano, perché quando fate il pieno poi lei parte a benzina subito dopo il pieno di metano, però poi ritorna subito a metano. Parliamo adesso di prezzi. Poco sotto i 40.000 euro, 38.000 e moneta per questa versione così accessoriata. Nella realtà dei fatti poi i prezzi reali del mercato sono 33-35.000 euro, in maniera super indicativa, che più o meno fondamentalmente è lo stesso costo di una pari segmento 2000 turbo diesel da 150 cavalli. In generale questa Skoda mi è piaciuta davvero tanto per finiture, per spazio, per comodità. Direi che questi sono i tre punti fondamentali positivi e eccezionali di questa macchina. Il ragionamento invece su quale motorizzazione prendere in base a quali esigenze, soprattutto attuali con il prezzo del metano, lo scopriamo nel mio video. Esatto, lui è molto più tecnico, è molto più, è andato, si è fatto tutti i giri per vedersi per vedersi il prezzo, l'automatico, insomma andate a vedere il suo video perché è molto più esperienziale del mio. Qui parliamo della macchina in senso stretto, di là si parla del metano come argomento in generale, attuale, sfruttando, sì, sfruttando l'opportunità che ci ha dato, che ci ha dato Skoda Italia, che ovviamente ringraziamo. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, ricordarvi di iscrivervi al canale, seguirci sui social, tutti i link qua sotto in descrizione. Ringrazio Enrico. Grazie a te. E ci vediamo nel prossimo video. Saluti. Ciao.